Sabato 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer. La data è l'occasione per la nostra sanità ligure per raccontare quali sono le alternative per le persone con demenza e per i loro familiari. È una regione che sconta questo alto indice di vecchiaia, che ha un'incidenza importante anche la presenza di demenze senili e di Alzheimer. Abbiamo dati che ci stimano 17.000 persone circa, ma potenzialmente potrebbero essere addirittura 30.000. Quindi è chiaro che il sistema sanitario deve investire, ma non solamente sull'ospedalizzazione, perché non è quella la soluzione. Sono 7 i nuovi CDCD, centri per i disturbi cognitivi e le demenze, sparsi sul territorio della Liguria e si occuperanno di prevenzione, diagnosi, cura dei disturbi cognitivi, dove tutte le professionalità mediche coinvolte potranno coordinarsi per personalizzare la cura di ogni singolo malato. A chi si può rivolgere un familiare che pensa di avere appunto in famiglia qualcuno affetto da un disturbo cognitivo o da una demenza? Allora, beh, chiaramente il primo riferimento è il medico di medicina generale, il quale ha gli strumenti per sospettare una diagnosi e per, nel caso di sospetto fondato, inviare proprio a questi centri che hanno questa sigla CDCD, che vuol dire Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, che sono quelli che poi confermano o meno la diagnosi e avviano la persona a interventi terapeutici che, ripeto, non sono soltanto i farmaci, ma sono a frequenza centri diurni, a corsi di allenamento della memoria, a varie provvidenze che ci sono, compresa anche, questo qui siamo prima ancora del sospetto, anche interventi di prevenzione. Anche il gruppo Corian ha portato in piazza l'Alzheimer, proponendo una sorta di percorso in cui far vedere ai visitatori in che modo vede il mondo il malato di Alzheimer. La tecnologia ci viene in aiuto e quindi oggi tramite dei visori è possibile fare un percorso esperienziale per quanto riguarda appunto il comportamento e lo sviluppo di questa malattia. Quindi il vedersi con gli specchi può cambiare, la percezione dei colori cambia, le parole cambiano e quindi bisogna essere in grado di potersi adattare a questi cambiamenti per venire incontro alle persone.